Consigliere Di Maria, in Consiglio Comunale lei ha espresso un giudizio molto critico verso l'attuale maggioranza e soprattutto verso il civismo. Maggioranza, se si può chiamare ancora maggioranza, si sono frammentati, si continuano a frammentare a ogni Consiglio Comunale, nascono gruppi, gruppetti, sta succedendo di tutto. Sì, sono stato critico perché si parla di fallimento, no? E abbiamo assistito al disgregarsi, al frantumarsi di Città Viva nei mesi scorsi ed oggi siamo arrivati al totale, alla totale distruzione, alla totale frammentazione del gruppo di Giare Viva. Cioè, è chiaro, è agli occhi di tutti che questo è un grandissimo fallimento, lo vediamo, basta uscire per le strade di Giare, cioè questa amministrazione ha fallito sotto ogni aspetto, ma non c'è bisogno che lo dimostrano loro in Consiglio Comunale come hanno fatto oggi e come hanno fatto nei mesi precedenti litigando continuamente tra di loro, ma perché questo lo vedono i cittadini già tutti hanno visto che tipo di grosso fallimento ha portato a Giare il sindaco Danna e la sua amministrazione. Sì, secondo me è stato un grande spot pubblicitario fare quei gruppi civici, è stata una grandissima presa in giro per i cittadini di Giare e questo è il risultato, cioè loro si erano portati come gruppi civici che devono stare uniti per il bene della città, questo oggi abbiamo 5 gruppi, siamo arrivati a 5 gruppi, sono tutti frammentati, tutti a litigare tra di loro, l'opposizione se la fanno tra di loro direttamente e questo è il fallimento politico, dopo il fallimento che le ho appena detto, il fallimento totale amministrativo, la paralisi totale del Comune di Giare, sì, ha già un anno e mezzo dalle elezioni, si può dire che è tutto crollato, il sindaco Danna ha fallito, la sua amministrazione ha fallito, i suoi assessori hanno fallito e oggi la dimostrazione è che anche il Consiglio Comunale, tutti i consiglieri comunali hanno fallito, non sanno neppure loro dove andare e come collocarsi, è chiaro, è stata una grande presa in giro, i cittadini Giare, mi dispiace dirlo, ci sono caduti alla grande, sono stati bravi a ingannarli ed oggi la loro inadeguatezza e la loro impreparazione è agli occhi di tutti e oggi l'hanno dimostrato anche in Consiglio Comunale, frantumandosi totalmente.